Bene, ci siamo! Seconda puntata di Raccontare in Viaggio Incontra. Dopo la prima con Terence Biffi e sua moglie Deborah, in cui si era parlato di viaggi dall'Iran al Medio Oriente, anche dal libro, scusate, dall'Iran alla Nuova Zelanda e anche del libro che aveva scritto Terence. Tra l'altro, grazie, perché pensavo che dopo la cancellazione, l'oscuramento dell'account di Instagram, quelle 800 visualizzazioni sarebbero rimaste le stesse. Invece sono 2500 su YouTube, per cui veramente grazie mille. Oggi seconda puntata con Valeria Caracuta, direttamente in collegamento dalla bellissima Puglia. Ciao a tutti! Ciao. Tra l'altro tu hai detto, non potevi scegliere immagine migliore, perché ho messo quella con la maglia del Lecce, che fa anche riferimento poi a quella della scorsa stagione sul Taraflex quando eri ad Aragona. Posso solo la maglia, c'è anche la sciarpa in testa. La foto che più mi rappresenta, guarda, c'è su un campo da pallavolo con i colori della mia città, quindi guarda, perfetto proprio. Ho visto, hai cambiato regione, hai cambiato anche serie, sei tornata a casa. Fai un po' il doppio lavoro, no? Perché da una parte sei ancora atleta, dall'altra poi hai anche un'academy che segui, per cui ne parleremo anche tra poco. Direi intanto queste prime settimane di nuovo a casa per quanto riguarda questa stagione pallavolistica, come sta andando? Ah, guarda, molto bene. È chiaro che è impegnativo il discorso di dover, come hai detto tu, seguire anche magari l'Academy, no? Però è una cosa che ho voluto fare anche per questo motivo, nel senso poter essere vicino alle ragazze che fanno parte della nostra scuola, sicuramente è fondamentale ed è molto importante, quindi volevo farlo. È chiaro che a livello proprio di impegno, non tanto per me, ma mi rendo conto che mio padre e mia sorella e chi lavora per noi allena si fanno un bel mazzo, devo dire, perché è sicuramente una situazione molto impegnativa. Io sono molto contenta di essere tornata a casa, perché comunque era quello che volevo. Ho trovato questo progetto bellissimo qui proprio nella mia città e quindi sta andando tutto alla grande per il momento. Ora speriamo continui, ma i presupposti sono comunque buoni. Beh, per la serie, se il buongiorno si vede dal mattino. Esatto, esatto, chi ben comincia, no? Non ti preoccupare, tra un po' abbaierà il cane sicuramente, quindi io ogni diretta c'è il cane che sclera, quindi. Ma abbaia forte come la mia? No, io spero che non si senta, perché si sente veramente... Ale, a posto, si troverebbero a meraviglia tutte e due. È proprio fastidiosa, c'è veramente una voce fastidiosissima. È tanto, mi fa buona. Piacere condividere il disagio. Sì, è un disagio, sì, perché lei è buonissima, non la senti, però quando sono io dentro casa abbaia soltanto, quando sente qualcuno fuori, è una roba, guarda, terribile, però è un amore. Tra mia, uguale. Uguale. E abbaia se c'è da mangiare, e abbaia se escono i vicini, e abbaia se passa il postino, e abbaia se sente il motore della moto del postino, e abbaia se sente un'auto, e abbaia se sente le bambine fuori. Il postino ancora non lo riconosciamo, però diciamo che il danno grande sta nel fatto che sul nostro pianerottolo c'è un altro cane, quindi ecco. Fanno proprio i concerti. Sì, si parlano durante il giorno, non so cosa si dicano, ma si parlano. Come riesci a dividere un po' le energie giornalmente tra appunto l'attività d'atleta e poi l'academy, che comunque sia sono due fatiche? Poi ti butto giù un'altra domanda: quanto Valeria Caracuta grande si rivede nelle bimbe? Dico, quest'anno il discorso delle energie è un discorso veramente che negli altri anni non mi era mai capitato, perché gli altri anni capitava soltanto che io comunque facessi allenamento, tornassi a casa, cena, divano, uscita con le amiche e finiva lì. Quindi era abbastanza gestibile come discorso di energie. Ti dico, quest'anno abbiamo anche degli allenamenti in orari comunque tipo tutti i giorni dalle 3 alle 5, sono orari comunque in cui tu quel pomeriggio, quella mezz'oretta del pomeriggio magari anche così non lo facevi. Quest'anno mi sto riabituando a questo ritmo. Inizialmente è stato difficile, perché una volta che finisci l'allenamento comunque io devo anche calcolare che ogni tanto una presenza in palestra in settimana devo farla. È chiaro che diciamo che mi viene più facile impiegare il tempo con le ragazzine nel lunedì, perché il lunedì è il mio giorno libero, e che poi in realtà io non lo considero mai libero, perché ho voglia di andare in palestra lì con loro e stare lì con loro, perché poi è il giorno in cui riesco a dedicarmi un po' di più, perché a livello di energie anche mentali posso essere più presente. Quello che posso dirti è che mi hai fatto una bella domanda, la seconda, perché quell'idea di creare appunto questa scuola è legata proprio al fatto che io
mi piacerebbe nella mia testa c'era questa idea appunto di trasmettere quella che è stata il mio percorso alle ragazzine che si avvicinano alla pallavolo. E quindi è nata questa idea della scuola volley appunto con papà, la mamma, mia sorella, adesso la stiamo portando avanti con grandi sacrifici e un grandissimo impegno, soprattutto da parte di papà, devo ammetterlo, perché fa veramente tanto. E io ogni volta che vado mi ci rivedo tanto. È vero anche che io ho vissuto in epoche diverse, no? Dove magari non c'erano i social, quindi io entravo in palestra con l'idea: sto 2 ore in palestra, non potevo neanche di avere il telefono, e quindi era proprio l'idea di andare lì a giocare a pallavolo. Adesso bisogna tener conto di tante nuove, di tante situazioni che si vengono a creare comunque con l'epoca moderna. E in queste cose di quando magari finisce subito l'allenamento col telefonino in mano mi ci vedo poco, sono sincera. Però comunque mi ci rivedo tanto perché poi apro e chiudo parentesi, si allenano nella palestra dove sono cresciuta io. Quindi proprio è un ritorno al passato, capito? Il Quindi cerchio che si chiude. è il cerchio che si chiude, quindi ti dico, per me è una situazione nuova, ma sono delle sensazioni bellissime ogni volta che entro in palestra, l'idea di poter dare qualcosa a loro di presenza per me è fondamentale. Su TikTok ho pubblicato per 3 giorni praticamente i miei, cioè le cose che hanno più influito nella mia vita negli anni 80, 90 e 2000. L'80 io l'ho vissuto molto poco perché 3 anni, tra 80 e 89, essendo dell'86. Noi abbiamo praticamente fatto l'ultima parte, no? Tu sei dell'87, quindi ci sbagliamo veramente di un annetto e mezzo. Però gli anni 90 li ricordiamo molto bene, quindi me l'hai servita lì. Quali sono state le cose che hanno tanto influito nella Valeria Caracuta bambina negli anni 90? Cosa ricordi quando pensi a quegli anni lì? Ma guarda, ti dico, io il ricordo che ho di quegli anni, guarda, fondamentale è l'idea che io comunque mi sono avvicinata da subito a questo magnifico sport e ho sempre avuto la voglia di entrare in palestra e divertirmi principalmente con le mie amiche, no? Quindi la mia idea era andare in palestra, creare un gruppo di persone che si divertono e pensare soltanto per 2 ore al giorno magari a quello che stavo facendo. Poi è chiaro, lì devi metterci anche un discorso di avere una famiglia dietro che ti possa assecondare in quello che fai. Io sono stata molto fortunata in questo, perché ovviamente avere una mamma che gioca e un papà che allena, capisci bene che sicuramente sono quel passaggio in più che magari a molte persone è mancato. Io, a me la cosa che mi ha segnato di più sicuramente è quest'idea di vivere lo sport da subito così, proprio in questa maniera, tipo, con la passione e la voglia proprio di stare in compagnia e condividere qualcosa di bello con le mie amiche. Poi, se vogliamo parlare di tutto quello che c'era extra pallavolo, bisogna essere onesti. Ora sicuramente c'è molto di più rispetto a quello che c'era prima, no? Nel senso, ti parlo a livello di distrazioni extra scuola. Però io nel mio tempo libero, quando ero piccolina, diciamo che dovevo riuscire a conciliarmi anche con lo studio, perché sennò a pallavolo non mi mandava nessuno, capito? Quindi non sono mai stata una studiosa, qui lo dico, cioè ho sempre fatto il minimo indispensabile perché affinché mi mandassero a giocare a pallavolo. Però quello che ho fatto perlomeno bene, quindi questa è stata la cosa che è sicuramente fondamentale. Per cui guarda, quello che posso dirti è che sicuramente non mi rivedo tanto nelle generazioni di adesso sotto tanti punti di vista. Però il mondo è bello appunto perché c'è poi del cambiamento e c'è un'evoluzione, per cui sto imparando tanto anche dalle giovani, devo essere sincera. In effetti mi hai fatto pensare, noi al tempo, parliamo proprio degli anni 2000, si iniziò con l'indistruttibile Nokia 3310 che se fosse mai caduto sul Taraflex, tanti saluti alla palestra. Ascolta, io ricordo che alle scuole medie, forse in seconda e in terza media, neanche l'età non la ricordo precisamente, mamma e papà avevo comprato un telefonino a me e a mia sorella con lo sportellino, non ricordo neanche la marca. Con lo Ok. sportellino potevamo usarlo in due e andavamo nella stessa classe, quindi ve ne basta uno perché due? Quindi ti dico, cioè, sì, stiamo parlando di epoche totalmente differenti, ma come ho detto prima, secondo me in tutto si evolve, tutto può migliorare, peggiorare a seconda dei punti di vista, però è chiaro che è normale che ci sia un'evoluzione. Ok, perfetto. No, ti chiedo, visto che hai Sì, ricordato che scusami. c'erano meno distrazioni, no? Quando
giocavi tu i primi tempi, se il fatto di esserci adesso tutti questi social, Instagram, TikTok e via discorrendo, distrae un po' l'attenzione delle atlete rispetto all'obiettivo primario, che è quello della crescita, della formazione sul campo, e quindi appunto cercare di arrivare al top del livello, almeno per quello che si può fare. Però il discorso è comunque legato a un fatto che secondo me bisogna riuscire a moderare quest'uso appunto che c'è del telefonino o delle distrazioni extra nel momento in cui uno entra con l'idea che c'hai 2 ore di pallavolo, di basket, di calcio, quello che c'è da fare in quel momento, perché comunque credo che la distrazione ci può anche stare, il social fa parte dell'epoca moderna, però è chiaro che se uno sa che con le 2 ore e mezza che va in palestra non deve pensare all'idea appena esco devo collegarmi a vedere la storia di Instagram, sicuramente è un passo avanti e riesci a conciliare entrambe le cose con la possibilità anche che tu possa fare dei grandi passi avanti e arrivare dove vuoi arrivare. Secondo me è tutta questione di volontà. Però io vedo anche in altri sport, non posso fare nome e cognomi di una calciatrice in particolare, tanto impegnata sui social quanto sul campo, mostra in realtà veramente poco. Per quello che dico sempre, ok, come hai sottolineato tu, va bene, fan parte, però se diventa l'obiettivo primario rispetto a quello per cui magari sei pagato, che appunto è giocare a calcio, giocare a basket, giocare a pallavolo e via discorrendo, allora già c'è un problema di fondo che andrebbe risolto alla radice. No, per quello ti dico, secondo me il punto sta proprio lì, il punto sta nel capire che uso vuoi farne della tua vita, perché la realtà poi è quella, cioè nel momento in cui ti viene data un qualcosa su cui tu vuoi comunque crescere e diventare un qualcuno in quello sport, ti dico, è importante riuscire a capire se tu quella possibilità la vuoi sfruttare o no. Il punto sta lì, poi è chiaro che uno può anche essere il talento più talento e poi magari non arrivare, cioè può succedere, non è che siamo, ci vuole anche un pizzico di fortuna nella vita, no? Però penso che se ci sono le basi e uno ci prova, alla fine si arriva perché basta quella volontà di metterci quel qualcosa in più quando c'è quell'allenamento o quella partita. L'importante è provarci se uno ha voglia di farlo, se uno deve farlo soltanto con l'idea, vabbè tanto voglio essere un pallavolista, ci può stare, cioè uno lo fa, ma non lo fa con l'impegno e con la voglia di fare qualcosa di bello per quello che sta facendo. Ecco, ti dico, io ho sempre pensato dal primo momento che volevo fare qualcosa di bello in quello che avevo scelto di fare. Nel mio piccolo sono riuscita a fare qualcosa, ma non mi piace accontentarmi, voglio provare a fare qualcosa di più. E questa sicuramente, questa fame di pallavolo, noi chiamiamola così, continua a farmi andare avanti, continua a dire io ho ancora voglia di giocare, altrimenti io sono dell'idea che quando uno non ha più una passione o la volontà di migliorarsi, di far qualcosa, deve fare altro nella vita. Senti, ma quanto si è goduto da sportivi, da amanti dello sport e della pallavolo per quello che poi è stato il 2022 a livello di nazionali, soprattutto col maschile? Ma guarda, io ho seguito il mondiale maschile proprio intensamente perché partita dopo partita mi hanno veramente appassionata tanto. C'era proprio un bel gruppo, si vedeva che erano dei giovani che avevano voglia di dimostrare, di emergere, di fare qualcosa di bello. Ed effettivamente poi alla fine così è stato. Cioè c'è stato proprio, secondo me, un qualcosa di bello che nessuno si aspettava ma che loro volevano. Ed è quella stata, secondo me, la chiave di tutto il mondiale e di come hanno affrontato loro le partite. Sono dispiaciuta perché la nazionale comunque femminile non è riuscita ad arrivare lì dove comunque volevano arrivare, però ora obiettivamente il terzo posto mondiale, cioè comunque c'è semplicemente da fargli applausi. Buttalo via. No, assolutamente, cioè secondo me sì, è un po', è chiaro che le critiche purtroppo fanno parte della nostra vita. Io nel mio piccolo le ho sempre avute, ci sono sempre state, nel momento in cui tu diventi un, chiamiamolo tra virgolette ovviamente, prendilo con le pinze quello che sto dicendo, un personaggio pubblico in quello che fai, devi comunque riuscire a sopportare anche quello che viene detto dopo una vittoria, dopo una sconfitta, ci sono passata anch'io, chi più o chi meno patisce, però c'è da dire che a queste ragazze non le si può dire nulla, anche perché io posso dire che l'impegno della nazionale è comunque un impegno importante, a livello mentale è un impegno importante, e quindi loro sono state secondo me molto brave a, dopo aver perso una semifinale mondiale con tutte le critiche addosso, a rientrare in campo il giorno dopo e dare 3-0 all'America, cosa sicuramente non scritta, quindi
secondo me c'è da fare soltanto applausi e far lavorare queste ragazze in modo da darci altre soddisfazioni più avanti. Ecco, a proposito di critiche, com'è che poi si riesce a gestirle? Almeno parliamo della tua esperienza. Ma guarda, io all'inizio pativo, perché obiettivamente ti viene spontaneo, no? Il giorno dopo una partita, magari andare a leggere il giornale, magari lo fai anche dopo le partite che vinci, e se c'è, sai, quel giornalista che fa ti faccio un esempio, la pagella, e ti vedi in una condizione in cui magari ti aspettavi un voto e magari te ne è arrivato un altro, sono piccole cose che comunque uno sportivo dice, ma perché ci pensi, no? Però obiettivamente se uno non è abituato a questo peso, è chiaro che all'inizio la chiusura. Io poi dopo un po', diciamo che ho capito che quello che è l'opinione pubblica, di quello che pensa la gente, sarà sempre un problema da affrontare partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Però ho capito che quello che interessava a me era lavorare per la squadra, migliorare per quello che sapevo per la squadra, analizzare quello che era la mia prestazione con gli allenatori e chi di dovere. Quindi diciamo che ho sempre accettato poi alla fine quello che veniva detto, magari sì, potevi rimanerci male, passare un giorno a dire, però un po' stronta, no, questa giornalista, se si può dire, scusatelo. Però poi vai avanti, cioè alla fine capisci che è quello che devi fare, andare avanti. Infatti il mio anno migliore è stato quando sono stata in Francia, in Polonia, 3 mesi, non capivo, non leggevo i giornali, perché tanto non capivo, no? Fantastico, tutto bellissimo. Tra l'altro mi risulta che tu abbia un livello parlato di polacco migliore di quello di Ajavolos. Sì, no, ma io ho proprio, adesso quando cammino per strada, se capisco che ci sono polacchi, poi li fermo, chiedo io indicazioni a loro, cioè spiego un po', capito, faccio da guida turistica a Lecce, parlo io, proprio, ormai lo masco, fosse dialetto leccese. Frasi tipiche leccesi, visto che non è che parliamo solo di sport, alla fine parliamo di viaggi, parliamo di territorio, quindi io qualcosa di leccese lo voglio sentire. Noi abbiamo un urlo in squadra che è un modo di dire comunque leccese, che è mename, nel senso è un modo di dire che io ti dico, adesso devo capire come spiegartelo perché è molto complicato. Vai. C'è come un modo di dire, dai, andiamo, dai, su, come per dire, veloci, andiamo, ma... Andiamoci. Sì, esatto, però come per dire, dai, veloci, su, bravo, forza, no? Come, non è un veloci. Perché quando io devo dire a qualcuno veloce, cioè sbrigati, dico, beh, manisciate me. Cioè, come per dire... sì, cioè, capito, è un dialetto un po' particolare, però molto divertente. Il dialetto leccese è molto bello. Apri un canale YouTube in cui spieghi un po' agli italiani, poi anche faccio, non lezioni, è... faccio lezioni di dialetto leccese, ci può stare? Sai che alla fine servono, secondo me, perché... Poi ti dirò di più, cioè io il dialetto leccese sto riprendendo a parlarlo, sì, vabbè, sto riprendendo a parlare dialetto ora che sono arrivata a casa, perché ovviamente stando fuori prima, cioè se mi permettevo di dire una parola in dialetto leccese mi guardavano come dire, questa... c'è che lingua parla, quindi sto iniziando adesso di nuovo e qui mi sento a casa, quindi ogni tanto qualche parolina anche con le mie compagne esce, poi loro mi guardano un po' così, però adesso si stanno abituando. Senti, quando hai intenzione di venire su a Milano, che così ci si fa un giro in Piazza Duomo? Mi devo organizzare, no, prometto che mi devo organizzare, anche perché comunque ho diverse persone da voler salutare lì al nord, no, sono 3 anni che sono lontana dal nord Italia e comunque devo tornarci, cioè, ho proprio voglia di tornare a fare un giro, a salutare un po' di gente, vedere Milano non la vedo veramente da tantissimo tempo, quindi guarda, appena riuscirò a organizzarmi prometto che verrò. Vabbè, non fare l'estate perché si schiatta, perché qua guarda, mesi no, che l'estate abbiamo... guarda, l'estate direi che me la posso tranquillamente godere in Salento. Infatti, semmai sono io a dover scendere giù in quel caso. Esatto, l'estate prossima ti aspetto in Salento. Allora, sai che io all'interno del blog ogni tanto anche con le interviste parlo di libri, però una curiosità me la voglio togliere, ma nessuno ti ha mai proposto di scriverne uno, che ne so, una tua autobiografia, piuttosto che magari a 4 mani scrivere qualcosa adatto alle bimbe, visto che ci sono anche libri formato cartone, formato disegno per parlare della pallavolo? In realtà no, mi stai... Che cattive persone a non proportelo? No, non me l'ha mai proposto nessuno, però se conosci qualcuno che può propormi un qualcosa di interessante, volentieri, tanto
Allora, sicuramente non avrei me come disegnatore perché faccio dei disegni che fanno schifo, che in confronto Minecraft potrebbe essere paragonato a un disegno di Picasso. No, comunque non mi è mai stato proposto, ma è una cosa che potrebbe piacermi, soprattutto l'idea di fare questo libro che hai detto per le bimbe, è comunque una cosa molto interessante, perché credo che come io sono cresciuta con Mila Shiro, potrebbe essere comunque carino creare un qualcosa che possa aiutare i giovani ad avvicinarsi a questo sport. Però all'estero fanno, per quanto riguarda il calcio femminile, dei libri in formato cartone con protagoniste, sempre in formato disegno, proprio le campionesse. Per esempio, Alexia Putellas, che ha vinto da poco il secondo pallone d'oro. Quindi, secondo me, ci può stare. Sarebbe molto bello anche perché è una maniera differente, non tecnologica, ma soprattutto un po' un ritorno al passato, visto che si fanno tanti movimenti con le dita. Senza sfogliare più le pagine, cominciamo a riabilitare di nuovo uno dei sensi, che è il tatto, e quindi sfogliare pagina dopo pagina per raccontare delle belle storie, che secondo me No, potrebbe essere. sono assolutamente d'accordo, è una bellissima idea che ovviamente devi riuscire a realizzarla e devi trovare chi ti aiuta a realizzarla, però penso che sia veramente un'idea interessante da poter sviluppare, ecco. Secondo me è una bellissima idea, se fosse fattibile realizzarla, io sicuramente il mio ce lo metterò per farlo. Guarda, mi viene in mente una domandina, visto che vabbè, ancora sei impegnata appunto con il volley. C'è qualcosa che fai di terapeutico magari per alleggerirti dai carichi di stress, dal nervoso? Io per esempio, che ne so, faccio meditazione piuttosto che leggere, vabbè, non solo per il fatto che faccio recensioni oppure ascoltare musica. Guarda, io sono una persona che quando mi rendo conto di avere un sovraccarico di stress, tendo io a isolarmi col cane, ma non perché, però sai, fai quella passeggiata col cane in più, stai un po' di più al parco con la mia musica, tendo a cercare quei posti che possono darmi un po' di tranquillità in modo da staccare la testa da quelli che magari sono i pensieri che mi causano stress e comunque alleggerirmi. Ti dirò di più, quest'anno ovviamente, io ti sto parlando in generale di quello che è stata la mia vita sportiva, quest'anno principalmente la mia idea sarà andare al mare, perché a me il mare, anche soltanto fare una passeggiata nel giorno libero, quella mezz'oretta, quell'oretta, mi cambia proprio la giornata. Quindi questa è sicuramente la mia terapia migliore nei momenti di stress o dopo una partita, quando voglio distaccare un po' il cervello. Ci servono cose più belle, cose migliori, cose che distendono gli animi, anche perché uno dei posti in cui proprio gli animi non sono distesi è proprio quello dei social. Sai la polemica che c'è stata per la lamentela nel post partita d'Italia-USA, no, di Paola? E subito a dire Sì. questa è una piagnona, questa qua, questa là. Il problema non è tanto quello che ci può stare che una si incazzi perché magari c'è una domanda fatta in un momento in cui hai tanta adrenalina da smaltire. Il problema è a posteriori quello che poi è stato scritto sui social, che è molto peggio. Secondo me è quello, appunto quello che dicevo prima, cioè i social vanno usati con moderazione in qualsiasi settore e questo è quello che manca secondo me soprattutto all'Italia perché tendiamo a dover dire la nostra in qualsiasi occasione, quando magari se uno evitasse, probabilmente tanti problemi non esisterebbero, no? Quindi io ho seguito bene, ho seguito l'intervista di Paola in diretta, ho seguito quello che è successo nei giorni dopo. Poi dopo un po', dopo 2 giorni, devo essere sincera, mi sono un po' staccata perché alla fine veramente sembra che continuiamo a rincorrere delle situazioni, a creare problemi ulteriori laddove non ci sono, polemiche laddove non ci sono, quindi penso che questo rientri nel discorso che il social va usato con moderazione, cioè uno può scrivere quello che pensa senza dubbio, ognuno è libero di fare quello che vuole col social, però bisogna un attimo rendersi conto quando si esce fuori dai ranghi. Soprattutto bisogna rendersi conto che le parole possono fare veramente grossi, grossi Assolutamente, danni. Una cosa assolutamente. che non ci si mette in testa, ma questo vale sia sui social sia No, ma questo è nelle generale. palestre, nelle piscine, ovunque, perché è proprio un contesto di vita che esplode in maniera incontrollata sui social perché tanto è diventato praticamente terra di nessuno. Ed è una cosa per cui devo dire anche temporaneamente, non so fino a quando, ma il più possibile spero. Ho oscurato Facebook e Instagram perché penso di averne veramente le scatole piene di due piattaforme in cui c'era soltanto
violenza verbale e sembra che oltre a quella non ci debba essere altro, per cui non sono quei tipi di dialoghi che io e te per esempio amiamo. No, io infatti ti dico, io uso il social, a me difficilmente mi vedrai fare commenti, polemiche, cioè io uso il social da persona sportiva a cui piace pubblicare la foto una volta a settimana, una volta al mese, quando avrò voglia di pubblicare una foto, ma per me non sarà mai un usare il social con l'idea di dover creare un problema, una polemica, rispondere a qualcuno, perché non... Io lo uso con l'idea che è un qualcosa di divertente e basta, però sono d'accordo con te sul fatto che Instagram e Facebook tendono ad avere ogni tanto articoloni di, secondo me, di cose che a volte si potrebbero tranquillamente evitare. Siccome, vabbè, io comunque ho incontrato molti di voi in diverse discipline, calcio femminile, nuoto, pallanuoto e via discorrendo, tu hai molto più a che fare con gli atleti e con atlete, ma c'è un campione, una campionessa con cui pagheresti anche per poter fare una fotografia e scambiare due parole? Questa è una cosa che non ti ho mai chiesto. Allora, ti dico, io del mio sport fondamentalmente la persona con cui, la giocatrice con cui avevo, diciamo, questa voglia che mi stai dicendo tu è Leonardo Bianco, no? Quando mi ricordo quando giocavo a Busto, le giocavo alla Galatasaray. La prima volta che giocammo contro, le dissi, per me è un sogno già essere qui dall'altra parte della rete, cioè, veramente. Quindi Leonardo Bianco sicuramente, poi è chiaro, ti potrei fare mille nomi, no, nel mio sport, perché comunque è chiaro che io sono cresciuta guardando sempre delle partite, avendo comunque dei punti di riferimento, sia nel mio ruolo che in altri ruoli. Però devo essere sincera, io seguo molto anche gli altri sport, che sia il tennis, che sia l'atletica, che sia qualsiasi altro tipo di sport italiano, e io, se avessi la possibilità, comunque con tutte le persone e tutti gli atleti che ci mettono, che sono arrivati magari a vincere un qualcosa, che possa essere un europeo, un mondiale, un'olimpiade, un qualsiasi cosa, lavorando anni e anni, essendo nell'oscuro per tanti anni, e poi arrivando a vincere un qualcosa magari anche di inaspettato, quelli sono, secondo me, le persone a cui io vorrei chiedere una foto, un autografo, un qualcosa, perché sono le persone che veramente, come ti dicevo prima, hanno avuto quello spirito di sacrificio e quella forza di volontà di dire, oh, io sono 20 anni che sto qui ad allenarmi, una soddisfazione devo togliermela, ci metterò tutto in quest'unica gara che ho. Potrei farti mille nomi, perché comunque... tra nuoto, atletica, ci sono state tantissime rivelazioni, no, negli ultimi anni, quindi io penso che di campioni ce ne sono tanti, però le persone che hanno faticato tantissimi anni per poi arrivare laddove neanche loro si aspettavano sono per me i campioni, ancora, cioè ancora più campioni di tutti noi, che comunque magari, sai, nella pallavolo hai la possibilità, io ti dico, quando ero in nazionale facevano le convocazioni in cui magari potevi essere anche 36-24 persone, poi scendevano, venivano scissi due gruppi, comunque avevi la più possibilità, no, quando è uno sport di squadra, di arrivare. Le persone magari singole che tendono ad allenarsi sole 24 ore al giorno, 24 ore per esagerato, però 7 ore al giorno soli a fare un qualcosa che comunque fanno da quando sono bambini, però soli, è diverso, non hai chi ti aiuta mentalmente, tu sei una persona comunque che tende a sacrificare ancora di più quello che è il tuo stato mentale in tante situazioni, no? A riuscire a resistere a determinate situazioni di stress. Io quelle persone le ammiro tanto, perché io non so, da atleta di una squadra, di un sport di squadra, se riuscirei mai ad arrivare a vincere una medaglia facendo uno sport singolo, perché mentalmente mi rendo conto io che durante una partita ho bisogno di qualcuno che, se sto in difficoltà, viene e mi dà una pacca sulla spalla. Cioè, un nuotatore che ha lavorato tantissimo per arrivare dove è arrivato, in quella gara che sta facendo, quella più importante della sua vita, entra in difficoltà, chi ti aiuta se non te stesso? E quindi questi sono gli atleti che io ammiro doppiamente, perché comunque sicuramente è ancora più difficile emergere. Cioè, c'è un lavoro dietro grandissimo, secondo me. Una chicca, perché io, vabbè, nel nuoto li ho praticamente incontrati tutti, se non quasi. Rosolino, ci ho avuto anche modo di parlare per un bel po', perché comunque si era in zona mista. Ho avuto modo di incontrare Fioravanti, che fu il primo a vincere una medaglia d'oro olimpica a Sydney 2000. Ma c'è un episodio in particolare,
degli amici che fanno parte di un progetto che si chiama Corsia 4, vedendomi praticamente senza barba e capelli, mi dicevano: oh, sembri l'Aslo dei poveri, no? È capitato che l'Aslo c'è, poi lo incontrassi davvero, ed ero senza barba e senza capelli, e ho detto: ehi, l'Aslo, stesso taglio, quindi... Anche queste cose qua, vi dico, quando si è in zona mista, ma quando si è proprio lontano dai riflettori, si ha modo veramente, chiunque sia l'atleta, se è disposto ovviamente, a vedere degli sketch. Vi racconto questa velocemente, poi vi lascio anche andare. C'era Gregorio Paltrinieri a Milano che stava facendo riscaldamento, era fermo un attimo, lo chiamo, faccio finta di lanciargli una canna da pesca e lui che si muove così come un pesce che abbocca. Quindi sono anche quelle cose che dietro le quinte non le vedi, ma che poi alla fine capisci bene che tanti magari vedono gli sportivi come degli alieni, delle persone che sono irraggiungibili, in realtà poi tantissimi no, di loro li vai a conoscere, persona terra terra. Infatti, ricollegandoci anche a quello che è stato il discorso, secondo me, Diego Ono e delle ragazze, appunto, della nazionale, io credo che spesso ci si dimentichi di questo particolare, che noi oltre a essere giocatrici siamo persone umane, cioè uno può sbagliare, uno può avere un momento di difficoltà, uno può essere nel suo momento migliore, come non esserlo, può essere il momento sbagliato per essere nel tuo momento di difficoltà, amen, però succede, cioè tu non puoi sicuramente controllare tutto, ci provi ma non sempre è così, quindi questa secondo me è una cosa che va sottolineata a chi, come li chiamano, i leoni da tastiera? Esatto. Esatto, a chi ogni volta commenta anche un singolo post di un qualsiasi atleta, capire che ci sono delle persone dietro a questa figura comunque professionale, ecco. È proprio una cosa che avevo detto a un utente che diceva: vabbè, ma se Maradona a 24 anni avesse dato ascolto, in realtà Maradona era forte sul campo, poi aveva le sue debolezze e sono state visibili ad occhio nudo, per cui quello che non si capisce è che abbiamo a che fare con persone, non sono tutti degli Ivan Drago, non sono tutti dei robot, non sono tutte persone che gli puoi dire 550 cose e se ne sbattono le scatole, assolutamente no, anzi per la maggiore sono persone che comunque sia, ti dico, ok, sì, dietro senza farsi vedere, sì, per cui dovrebbero anche metterti in testa queste cose. Sono assolutamente d'accordo con te. Senti, io Vale ti ringrazio davvero tanto, tantissimo. No, grazie a te, sai, essere sono qui. Sempre. C'ho un po' quest'anno la vita un po' impegnata, ma ci sono sempre. Quando sì, anche perché ci aggiorneremo poi su quello che sarà soprattutto l'Academy, perché voglio anche, la prossima volta mi darai anche delle clip che così le manderemo in onda mentre faremo le nostre chiacchierate, faremo anche un po' vedere com'è che si lavora dentro un'Academy, ne abbiamo parlato, però sarà anche bello vedere un po' com'è il lavoro dietro, perché bisogna sempre vedere per quello che si può fare in modo tale anche da capire un minimo, un attimino quali sono gli sforzi. Lo faremo senz'altro, assolutamente, con piacere davvero. Grazie mille ancora e grazie a coloro che ci hanno seguiti, troverete la puntata su YouTube, metterò anche un 3 minuti di spezzone, adesso non so come farò, su TikTok, comunque sia. Ragazzuoli, imparate una cosa, moderazione nei social, utilizzateli solo quando servono e soprattutto riscoprite il mondo che è fuori, che per quanto possa fare schifo sotto certi aspetti, vi aspetta a braccia aperte. Assolutamente, concordo. Salutiamoci così.